Prima edizione di Ora TG, ben trovati. Dunque, il Covid-19 rialza la testa in Sicilia. Sono 21 i casi accertati a Catania, 113 le persone in isolamento, sempre nel catanese. Oggi conferenza stampa dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Sono 21 a Catania in provincia i casi di coronavirus accertati, due i cluster, ovvero i focolai familiari, uno a Mister Bianco con 8 persone contagiate, due di queste già guarite, da altre due connesse in territorio pedarese e l'altro nella periferia di Catania che conta 8 covizzati, contagi di importazione avvenuti in un caso per contatto B2B con un formatore del Nord Italia, nell'altro con un cittadino del Kazakistan, 113 le persone in isolamento domiciliare. La necessità di fare chiarezza su dati e attività di monitoraggio e confinamento dell'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Massimo riserbo ancora sui provvedimenti concertati con il presidente della regione Nello Musumeci, che nelle prossime ore saranno annunciati a tutela di specifiche categorie. Non priviamoci dell'effetto sorpresa, ma soprattutto non priviamoci del dovere della riflessione. Ogni tanto la politica sulla spinta dell'emotività è portata a dire o fare cose che non sempre si scoprono essere le più corrette. Quando si maneggia la salute dei cittadini invece si ha il dovere di riflettere prima di decidere e quindi di decidere presto su cosa si è riflettuto. Certamente il settore turistico, certamente le attività produttive, certamente il contatto per la riapertura delle scuole, c'è un lavoro che si sta facendo con gli altri assessorati competenti, con il Ministero, c'è un lavoro intenso da fare sui migranti che arrivano in Sicilia ed il confronto è aperto col Ministro della Salute e con il Ministro dell'Interno. Ci sono tante aree che ci devono insegnare che regole nuove potranno essere delineate solo e soltanto per dare effettività alla salute pubblica dei nostri concittadini. Livelli d'attenzione alti non perché il fenomeno a Catania sia su larga scala, ma perché sulla base di diverse segnalazioni da parte anche di turisti c'è troppa rilassatezza a fronte di un virus che ancora circola e che, pur avendo perso potenza, mantiene una capacità di infezione potente. Beh, noi l'abbiamo detto nei giorni scorsi, guai a pensare che l'epidemia sia conclusa, guai a pensare che il virus non sia circolante e quindi è fondamentale tenere fede a tutte le indicazioni. Ho letto sulla stampa nazionale di un'attenzione particolare sulla città e la provincia di Catania e quindi mi è sembrato giusto evidenziare che i due cluster che si sono realizzati, tutti per casi di importazione, sono stati immediatamente isolati dal Dipartimento della Prevenzione, si è avviata l'azione di contact tracing, sono state isolate molte persone al domicilio in attesa di poter fare poi un ulteriore screening con il tampone. Ci siamo creati una best practice da seguire ovunque. Quando si evidenzia un caso, un intervento immediato e quindi sempre a cerchi più larghi il contatto con tutti coloro che hanno avuto un punto di contatto con il caso evidenziato. C'è poi un tema generale che riguarda il comportamento dei cittadini, i quali devono capire che in questa fase di ripartenza delle attività essenziali, dell'economia, non ci possiamo permettere una nuova chiusura. Sui disservizi legati al CUP in fase di Covid, Razza ha confermato la rescissione del contratto con l'azienda che ha gestito il servizio del centro unico prenotazioni. Intanto al CUP di Catania c'è stata una grande inefficienza sulla quale ho chiesto all'azienda di intervenire, il direttore generale sta intervenendo con un provvedimento di revoca dell'attuale aggiudicatario. Quando si fa una procedura di evidenza pubblica e il soggetto che ottiene l'incarico di procedere ad un servizio si dimostra non all'altezza di quel servizio, la pubblica amministrazione ha il dovere di rescindere quel contratto. Il Banco Alimentare distribuisce anno dopo anno in Sicilia circa 10.000 tonnellate di generi alimentari, ma nel 2020, a causa del Covid, certamente la quantità si impennerà ulteriormente. Vediamo. Non conosce soste o rallentamenti l'attività quotidiana del Banco Alimentare, che in Sicilia distribuisce anno dopo anno oltre 10.000 tonnellate di generi alimentari, per lo più di prima necessità, alle centinaia di organizzazioni caritatevoli no profit che autonomamente distribuiscono poi sul territorio gli aiuti. Pasta, pelati, legumi, latte innanzitutto, ma anche zucchero, bevande e altri alimenti donati non solo dal FED, cioè dal Fondo per gli aiuti europei agli indigenti, ma anche dalle piattaforme logistiche dei centri di distribuzione.
distribuzione, in quest'ultimo caso sotto forma di recupero delle eccedenze alimentari, oppure ancora l'ortofrutta dal MAS e non certo per ultimo dai proventi delle giornate della colletta alimentare. In Sicilia due le strutture del Banco Alimentare Onlus, una a Palermo che fornisce il territorio della provincia di Trapani e parte dell'Agrigentino, oltre che appunto il palermitano, quindi quella che ha sede a Belpasso di Catania e che a breve si sposterà al MAS di Catania, che copre la restante parte dell'isola per soddisfare il fabbisogno di 700 strutture caritatevoli religiose di qualunque credo e non religiose. Pietro Maugeri è il presidente dell'associazione Banco Alimentare Onlus di Catania. Quest'anno siamo più di 20 anni che in Sicilia, aiutiamo ogni giorno attraverso il banco qui orientale della Sicilia orientale, il banco della Sicilia occidentale e in provincia di Palermo, aiutiamo più di 220.000 siciliani attraverso 700 strutture caritative, caritas parrocchiali, strutture religiose e non. Questo lo facciamo ogni giorno, recuperiamo qualcosa come 6.000 tonnellate di cibo dal nostro lato, 4.000 nella parte occidentale, quindi un totale di 10.000 tonnellate di cibo, e questi qui, dati 2019, li distribuiamo alle 220.000 siciliani. Nel periodo però del lockdown purtroppo questi numeri sono fortemente in aumento e li stiamo scontando ancora. Il periodo che avremo sarà fortemente di richiesta di aiuto. Stiamo parlando di un aumento di richieste di cibo e di aiuto alle famiglie di oltre il 40%. Quindi dovete considerare che le 220.000 persone che vi dicevo prima sono state aiutate nel numero molto grande per la Sicilia di 300.000 persone, ed è purtroppo una stima per difetto. Non girano soldi al Banco Alimentare. Ogni donazione è sotto forma di prodotto. Grandissima generosità nel momento dell'emergenza. Noi eravamo posti di fronte, quando tutti chiudevano, se chiudere anche noi, perché molti degli enti caritativi che vi dicevo, essendo basati su volontari, noi siamo anche tantissimi volontari, io sono un volontario, basati su volontari ultra 65 anni, non potevano venire a ritirare. Noi abbiamo fatto un'azione bellissima che si è chiamata Chi vuole essere volontario. Abbiamo reclutato tantissimi volontari in giro per la Sicilia, gente anche cassa integrata, gente disoccupata, che ci hanno dato veramente una grandissima mano, e abbiamo recuperato tantissimo cibo. Abbiamo raccolto più di 150 nuove adesioni di volontari che ci hanno aiutato. Questi giravano e andavano con i nostri mezzi a recuperare dalla grande distribuzione organizzata, GDO, dai supermercati. C'è stata veramente, il popolo siciliano è veramente encomiabile perché ha donato tantissimo al banco e quindi alla povera gente. Cronaca adesso: 12 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, sono state eseguite dai carabinieri a Caltanissetta per associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa. La seconda parte dell'operazione Ultra, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia Nissena, che lo scorso 1 luglio a Barafranca, nell'Ennese, portò a 45 misure cautelari, accendendo così la luce sugli interessi della mafia verso il traffico e lo spaccio di marijuana e cocaina. Inoltre, l'operazione odierna ha permesso di identificare gli affiliati ai clan mafiosi catanesi Cappello e Cursotti Milanesi, che in contatto con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Barafranca rifornivano di stupefacente gli affiliati del clan. Mafia nigeriana, 47 arresti in centro Italia e in Sicilia per sfruttamento della prostituzione, spaccio e riciclaggio. Operazione della Polizia di Stato in centro Italia e Sicilia, 47 fermi per associazione mafiosa, tratta di esseri umani, droga, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio. Si tratta di presunti appartenenti all'associazione AIE, radicata in Nigeria ma diffusa in molti stati europei ed extraeuropei, equiparata per struttura e forza intimidatoria alle mafie locali. L'operazione della Polizia di Stato delle Marche ha portato dei fermi anche in Sicilia, in provincia di Catania, per lesioni, riciclaggio, illecita intermediazione finanziaria. L'ingresso nella confraternita prevedeva l'obbligo alla partecipazione mediante il pagamento di una sorta di tassa di iscrizione al finanziamento della confraternita stessa, verso la quale gli associati erano a disposizione tendenzialmente per la vita. In Italia questa associazione, nata in Nigeria, si occupa principalmente di prostituzione e riciclaggio, oltre che traffico di droga. I carabinieri della stazione Catania Piazza Dante hanno denunciato un 60enne di Caponrotondo perché ritenuto responsabile di ricettazione. La norma è quella inerente alla protezione della fauna selvatica in via Dusmet.
I militari hanno effettuato un controllo su un furgone in uso all'uomo, al cui interno hanno trovato due piccole gabbie contenenti le gabbie 10 esemplari di cardellino ed un canarino verdone appartenenti a specie protette e tutelate da normative volatili. Sono stati affidati alle cure dei veterinari dell'ASP 3 di Catania. E sempre i carabinieri hanno fatto luce su una serie di rapine a Paternò. Vediamo. Volto travisato con mezze maniche ricavate da maglioni o con passamontagna e pistola in pugno, erano diventati il terrore dei commercianti di Paternò. Almeno 6 le rapine messe a segno su cui hanno fatto luce i carabinieri che hanno arrestato il 29enne Tonino Tomasello di Ragalna e il 24enne Manuel Borgi di Paternò. Erano già stati arrestati lo scorso mese di gennaio dei militari che avevano interrotto così la serie di colpi con i quali avevano seminato il panico tra gli esercenti paternesi. Borgi era stato posto ai domiciliari, mentre Tomasello era stato rinchiuso in carcere. La visione dei filmati di videosorveglianza e le intercettazioni hanno permesso adesso agli investigatori di ricostruire nei dettagli i raid criminali dei due. 6 rapine commesse ai danni di una stazione di servizio in via Vittorio Emanuele, una pizzeria in via Scalavecchia e 4 supermercati in viale dei Platani, in piazza Vittorio Veneto, in via Balatella e in Corso Italia. I due che minacciavano le loro vittime hanno reso noti i carabinieri puntando la pistola all'altezza del viso. Prima degli assalti effettuavano dei sopralluoghi. Ispezioni che hanno consentito agli investigatori di identificarli attraverso la visione di questi filmati di videosorveglianza, così come di individuare l'auto di Borgi utilizzata in più di un'occasione. Dalle intercettazioni delle loro conversazioni, proprio dentro quell'auto, i carabinieri hanno appurato il quadro crescente della loro pericolosità. La reiterazione delle rapine a sempre più breve distanza l'una dall'altra o anche la proposta fatta da Borzi a Tomasello di modificare i loro obiettivi e di passare dai supermercati alle farmacie. Inoltre, durante le conversazioni, hanno ricostruito i carabinieri, i due avevano anche concordato in caso d'arresto una linea comune di difesa per alleggerire la loro posizione di fronte alla legge. Avevano stabilito che avrebbero dichiarato di essere stati costretti ad effettuare le rapine per il loro stato di tossicodipendenza, evidenziando la loro volontà di disintossicarsi. Borzi è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa, mentre il nuovo provvedimento è stato notificato a Tomasello nel carcere di Piazza Lanza a Catania, dove si trovava già recluso. Reddito di cittadinanza. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Acireale hanno segnalato alla Procura della Repubblica 4 soggetti, tutti residenti a Trecastagni, per l'utilizzo di falsa dichiarazione nei modelli di dichiarazione sostitutiva unica. Ai finanzieri, nel corso dell'esame degli elenchi dei percettori, non è sfuggita la presenza di più beneficiari residenti nel medesimo numero civico di una delle vie di Trecastagni. Su 10 persone appartenenti a 2 distinti nuclei familiari residenti su 2 piani dello stesso fabbricato, 4 soggetti hanno ricevuto illecitamente il reddito. Il controllo ha consentito di contestare l'illegittima percezione di una somma di circa 28.000 euro. Voltiamo pagina. Wi-Fi gratuito in 9 piazze di Catania grazie ad un finanziamento comunitario per i prossimi 3 anni. Catanesi e turisti potranno connettersi dunque senza costi al web. Da oggi Wi-Fi gratis nelle 9 piazze di Catania, grazie ad un finanziamento comunitario ottenuto dall'ente di Palazzo degli Elefanti. Web gratuito per cittadini e turisti senza alcun costo in Piazza Duomo, Piazza Stesicoro, Piazza Università, Villa Bellini, Piazza Dante, Piazza Federico di Svevia, Piazza Eroe d'Ungheria, Piazza Europa e Piazza Roma. 9 siti ai quali in futuro potrebbero aggiungersene anche altri, con evidenti vantaggi per la collettività che potrà utilizzare il web gratuitamente per i prossimi 3 anni. È un progetto che a cui abbiamo partecipato con i fondi della Comunità Europea. Ci siamo aggiudicati questi 15.000 euro che possono essere, come dire, anche un piccolo segnale, ma per qualcosa che invece poi noi pensiamo di rilanciare anche nel futuro. Sull'agenda 2000 abbiamo, in questo momento siamo in linea con tutte le città d'Italia. Questo progetto è un segnale importante per i catanesi, anche perché le 9 piazze praticamente sono state decise dagli stessi catanesi attraverso un forum che abbiamo fatto nel nostro sito del Comune di Catania. Le piazze, le ricordo qualcuna che sono importanti, come Piazza Dante, come Piazza Duomo, come Piazza Università, ma soprattutto anche Villa Bellini, dove chiaramente i catanesi passano anche alcune giornate dedicate anche ai loro figli, quindi nel frattempo possono passare il loro tempo magari utilizzando il wifi e quindi magari informandosi meglio sulle notizie che ci sono nella città, magari sperando che magari nel più breve tempo possibile
possibile ne arrivano delle migliori, visto che negli scorsi giorni abbiamo avuto anche la ripresa del Covid, quindi abbiamo anche la possibilità attraverso il Wi-Fi di essere informati al momento. Quindi noi procederemo come abbiamo già fatto per altri settori, si arriva praticamente in piazza, si ci collega con la rete Wi-Fi e quindi chiaramente il collegamento è immediato, non c'è bisogno neanche di iscrizione e quant'altro. Una pubblica amministrazione illuminata fa la differenza, parte prima e arriva prima, quindi per noi questo è solo l'inizio con Catania, è solo l'inizio di una collaborazione, è diciamo un processo che è partito da qualche tempo e credo che ci saranno tutti gli elementi per poter crescere insieme e aiutare la società, il tessuto anche produttivo catanese nel crescere con delle tecnologie performanti evolute e veloci. Sarà un segnale la cui potenza è assolutamente in linea con le migliori tecnologie radiomobili TDD della nostra tecnologia e che si evolverà nel tempo nel momento in cui arriveremo su soluzioni di tecnologie evolute, quindi salteremo il gradino, non possiamo dire quando, ma stiamo studiando proprio anche in relazione agli sviluppi che facciamo per le pubbliche amministrazioni, dei processi veloci di gestione, di performance e di garanzia di livello qualitativo e di stabilità del servizio, perché questo è quello che serve, credo. Open Day al Freeman Foundry di Acireale con i neolaureati interessati ad intraprendere master nell'ampia offerta formativa ad alta formazione di qualità per un sicuro sbocco occupazionale in ambito nazionale ed internazionale. Open Day oggi al Freemind Foundry di Acireale, aperto a studenti e laureati della Sicilia per un primo approccio con l'offerta formativa della Scuola di Eccellenza Cese nella formazione manageriale con un partner di qualità, la 24 ore Business School, istituto di formazione degli standard elevati che vanta accordi con le maggiori aziende italiane e straniere nei vari campi dell'imprenditoria. Stamani Open Space alla Freemind Foundry, i manager di domani hanno incontrato il gruppo docente della nota scuola di formazione del Sole 24 ore per un primo contatto sull'offerta formativa e gli sbocchi futuri nei vari settori in partenariato con note aziende di successo a livello planetario. È stata una sorpresa che la 24 Business School abbia aperto questa sede a Catania, così permettendoci finalmente anche a noi che non vogliamo lasciare la nostra terra appunto di avere queste grandi opportunità. Sicuramente. Qual è la sua aspirazione, se glielo posso chiedere? La mia aspirazione è in questo momento guardarmi intorno, perché preferisco prendere una decisione quando proprio sono certa e sicura, però magari un bel master sono interessata in questo momento ai master di marketing e comunicazione comunque, oppure strategie di impresa, e devo dire che offrono appunto abbastanza opportunità in merito. Anche io ambisco appunto al marketing, a strategie di impresa, entrare nel mondo comunque finanziario e nel mondo dell'economia, che appunto diciamo potrebbe essere la vera svolta per noi ragazzi a entrare nel mondo del lavoro. All'odierno Open Day ha approdato anche il sindaco metropolitano di Catania, Salvo Pogliese, che ha avuto modo di apprezzare il modello organizzativo del polo didattico Cese e gli sforzi compiuti dai promotori nell'avviare un progetto ambizioso, tutto made in Sicily. Un grande polo di eccellenza, siamo orgogliosi di ospitarlo in provincia di Catania, ad Acireale, dopo Milano e Roma, la prima realtà nel sud Italia, e quindi siamo davvero orgogliosi che tutto ciò possa accadere all'interno di un contesto dalle eccezionali potenzialità che ha determinato flussi di emigrazione in uscita con la cosiddetta fuga dei cervelli, che rappresenta una emergenza soprattutto siciliana oltre che meridionale. Quindi siamo felici che attraverso questo percorso formativo di eccezionale valenza si può mettere a sistema un metodo formativo assolutamente consolidato e di inserirlo all'interno di un contesto aziendale di ottimo livello che determinerà certamente nuove opportunità occupazionali per giovani brillanti laureati siciliani. La mente organizzativa del Freemind Foundry è Simone Massaro, catanese, 44 anni, ingegnere informatico, suoi alcuni dei programmi informatici e sviluppo di algoritmi per grandi aziende, esperienza statunitense alla Microsoft e in altre società del settore che lo hanno formato e arricchito professionalmente. A lui il merito di aver creato questa piccola
piccola Silicon Valley siciliana dalle enormi potenzialità. Questo è un polo dedicato all'innovazione, l'innovazione nei settori delle infrastrutture critiche del nostro paese, che sono i settori dell'energia, i settori delle telecomunicazioni, i settori del trasporto e della biomedicina. Oggi con l'apertura di questo campus noi vogliamo creare un ponte fisico, materiale, concreto fra il mondo del lavoro e il mondo dell'educazione, avvicinando questi due mondi fino al punto di sovrapporsi all'interno di questo spazio. Uno spazio che chiamiamo Free Mind Foundry proprio perché rappresenta una sorta di fucina di menti libere e speriamo di riuscire a dare un esempio concreto di quello che è possibile fare nel nostro territorio e per il nostro paese. Lei porta la sua esperienza, che è un'esperienza notevole, è stato negli Stati Uniti, ha lavorato per le grandi società, Microsoft, su tutte in questo territorio. Credo che sia molto importante per i giovani e per le persone che vogliono davvero crescere professionalmente, fare un'esperienza di lavoro all'estero, è un'esperienza che oggi molti studenti fanno attraverso i programmi Erasmus della comunità europea. Ove questo non è possibile, io comunque raccomando sempre di fare delle esperienze lavorative che arricchiscono soprattutto nei paesi della comunità europea, ma anche negli Stati Uniti e in altri territori. Queste esperienze poi ci si augura che molti giovani le riportino indietro nel nostro territorio come ho fatto io, perché hanno un effetto moltiplicativo. Portare idee, portare innovazione, portare tecnologia significa creare posti di lavoro. Oggi il mio rientro qui a Catania si è tradotto in la creazione di questo campus che oggi occupa e ospita 350 risorse che sono impegnate nello sviluppo e nella creazione di tecnologia. 350 risorse significa 350 famiglie che continuano a rimanere nel territorio, a investire e a migliorare l'economia del paese. Non solo, quello che facciamo all'interno di questo campus ha un contenuto altamente tecnologico di grande importanza per il nostro paese, un effetto positivo sulla bilancia, perché viene creata tecnologia che viene esportata in oltre 16 paesi nel mondo e mette il nostro paese in una posizione di vantaggio perché siamo noi per una volta ad offrire la tecnologia ad altri paesi e non a consumare la tecnologia nel modo in cui siamo abituati. Una piccola Silicon Valley. Una piccola Silicon Valley, anche in quest'ottica è stato creato un campus a misura d'uomo, un posto bello dove trascorrere le proprie giornate, perché chi viene qui trascorre la maggior parte del suo tempo concentrato alla risoluzione di problemi complessi e quindi vogliamo che si trovi in un ambiente creativo, stimolante, dove sia possibile interagire con le altre persone. Elemento fondamentale per la crescita e il successo di queste aziende è la formazione. Ecco perché a chiudere il ciclo della costruzione di questo campus, l'ultimo anello che proprio dà senso a tutto il progetto è quello dell'apertura di un'academy per l'alta formazione. Rimaniamo adesso ad Acireale, Consiglio Comunale interamente dedicato al bilancio di previsione triennale. Seduta del Consiglio Comunale stamani ad Acireale interamente riservata all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022. Il fabbisogno finanziario dell'ente pesa per 77 milioni di euro, da sommare i 900 mila euro di debiti fuori bilancio da onorare, e si porta appresso tutto il peso della crisi pre e post pandemia. Le materie finanziarie sono da sempre oggetto di scontro e prese di posizione tra maggioranza e opposizione. Scontata l'approvazione in aula, si procederà ad oltranza nel pomeriggio. Concluso il dibattito, i lavori proseguiranno con il voto finale, che almeno di colpi di scena non dovrebbe subire ulteriori ritardi. Manca di programmazione politica, accusano le minoranze compatte, decise a battagliare sino all'ultimo facendo valere le loro considerazioni di natura politica. Giuseppe Ferlito, componente della Commissione Bilancio, osserva. Diciamo che il bilancio per eccellenza è lo strumento che dà un input e un'impronta prettamente politica. Non la vediamo al momento, non lo vediamo, ci siamo confrontati in aula proprio in tal senso. Manca quella caratterizzazione proprio della politica, dove dà un indirizzo
indirizzo ben chiaro. Anche in virtù dell'emergenza Covid ci aspettavamo una progettazione e una pianificazione di rilancio della città, dando dei segnali forti e determinanti. Non lo abbiamo visto e ci auguriamo che questo bilancio, anche successivamente, ci siano degli assestamenti che possono indirizzarlo sulla giusta via e dare quelle risposte che i cittadini si aspettano. Un aggiustamento è possibile, la pronta replica del Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Coco, il quale sottolinea le difficoltà scaturite dalla crisi pandemica. Nel pomeriggio, a più tardi nella giornata di domani, il documento finanziario dovrebbe essere approvato. Ovviamente approviamo un bilancio di previsione quest'anno in una situazione un po' anomala, visto gli eventi che si sono successi quest'anno, e quindi è un bilancio che viene assestato già allo stesso momento con un emendamento tecnico importante. C'è da dire che il bilancio di previsione si dovrebbe fare entro dicembre, noi lo stiamo approvando a luglio, questo è un dato negativo che deve essere corretto nei prossimi anni. E approviamo un bilancio, come detto, assestato con un emendamento tecnico che per le vicende del Covid, quindi viene adattato a quelli che sono gli aiuti che il governo ha dato ai comuni. E noi come Commissione abbiamo ritenuto di non presentare emendamenti in questa fase proprio perché già il bilancio è sostanzialmente emendato, però ci riserviamo in linea, in coerenza con quello che è il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, di presentare delle proposte di variazione nel momento in cui ci sarà un consolidamento ulteriore dei dati. Politica Forza Italia installa i suoi banchetti a San Giovanni La Punta nel Catanese, vediamo il perché. Prosegue la raccolta firme per chiedere la nomina a senatore a vita di Silvio Berlusconi. Iniziativa voluta dal coordinamento regionale di Forza Italia e in corso nei diversi comuni isolani. Qualche giorno fa il debutto alla Villa Bellini di Catania. Adesso, in provincia, la raccolta firme si è spostata a San Giovanni La Punta, i cui residenti saranno impegnati nella prossima tornata elettorale. Anche i puntesi hanno dunque avuto modo di apporre il proprio visto alla nomina di Berlusconi senatore a vita, che Forza Italia vede pure come una sorta di risarcimento per i torti giudiziari subiti nel corso degli anni dal leader azzurro. Attestare, testimoniare la nostra vicinanza al presidente Silvio Berlusconi, che è stato vittima di una grande ingiustizia che venne compiuta con un colpo di Stato appunto alcuni anni addietro, quando fu espulso per la stessa anche dal Parlamento italiano. Per questo motivo chiediamo che il presidente Berlusconi possa essere risarcito con una nomina da parte del capo dello Stato a senatore a vita della nostra Repubblica. Siamo qui ancora una volta a San Giovanni La Punta per far sentire la nostra vicinanza di Forza Italia al popolo puntese. Come hanno detto chi mi ha preceduto, siamo oggi qui per farci vedere presenti sul territorio. Prima cosa, come forza politica siamo presenti e ci stiamo muovendo, e soprattutto per accogliere un po' una raccolta firme, visto tutto l'evento che c'è stato su Berlusconi e tutto, per ricandidarlo come senatore a vita. Marco Falcone ribadisce la vicinanza di Forza Italia al mondo produttivo. Il popolo azzurro viene chiamato per dire che è dalla parte di chi produce, dalla parte di chi ogni giorno riesce ad essere competitivo per dare dignità e prestigio alla nostra Sicilia e alla nostra Italia. Spettacolo è calato il sipario sulla 66esima edizione del Taormina Film Fest. Si conclude con grande successo di pubblico, dal vivo e online, la 66esima edizione del Taormina Film Fest, diretto per la prima volta quest'anno da Leo Gullotta e Francesco Calogero. Il festival, uno dei primi a riprendere dopo l'emergenza Covid-19 in sala e in streaming su mymovies.it, è stato prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, sotto il patrocinio dell'assessorato regionale al turismo, dello sport e dello spettacolo. Una variegata programmazione nel Palazzo dei Congressi di Taormina ha ospitato giornalmente a ingresso libero e su prenotazione le proiezioni del concorso internazionale di opere prime e seconde, mentre il palinsesto online ha offerto una più ricca programmazione disponibile per 24 ore, corredata da una striscia quotidiana di approfondimento sulla pagina Facebook del festival, con documenti
commenti video, immagini d'archivio, suggestive riprese emozionali, interventi di ospiti, a narrazione di un festival solo in parte virtuale. Prestigiosi e internazionali gli ospiti del festival, premiati per le rispettive carriere. Il 3 volte premio Oscar, direttore della cinematografia Vittorio Storaro, insignito del Cariddi d'Oro alla carriera. La giornalista Laura De Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani dei Nastri d'Argento, insignita del Taormina Art Award, e l'attore danese, star della serie Il Trono di Spade, Nicolai Coster-Waldau, insignito del Taormina Art Award. Il Cariddi d'Oro per il miglior film va a Onkel di Frelle Petersen, della Danimarca. Onkel di Frelle Petersen. Per il film Angle de Frelle Petersen. Ciao a tutti, mi chiamo Frelle Petersen e sono il regista, il direttore della fotografia, lo sceneggiatore e il montatore del film Uncle. Sono estremamente onorato, grato e felice che Uncle abbia vinto il premio come miglior film. E siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima serata. Ricerca, l'Università di Catania e la Fondazione RIMED hanno firmato una convenzione per lo sviluppo nel campo sanitario. Una convenzione finalizzata a progetti ad alto contenuto tecnologico nel campo sanitario è stata firmata stamattina tra l'Università di Catania e la Fondazione RIMED con l'obiettivo di potenziare la ricerca biomedica. Prevista la realizzazione di dispositivi da tutelare tramite appositi brevetti. L'intesa firmata oggi include eventuali collaborazioni di RIMED con start-up e spin-off dell'Ateneo Catanese, con l'obiettivo di creare soluzioni terapeutiche di grande impatto sociale, incidendo positivamente sulla salute di tanti pazienti e rendendo disponibili le cure anche in casi in cui non siano ancora disponibili le corrette soluzioni terapeutiche. E questo permetterà ancora una volta di fare davvero sistema, di mettere insieme e far massa critica, mettere insieme tutte le forze del nostro Ateneo e metterle insieme a sistema con una realtà importantissima come RIMED. Da parte nostra i professori Verù, il professore Tamburino e tanti altri docenti, i loro collaboratori metteranno a disposizione le loro competenze proprio per una ricerca innovativa. Vorrei anche ricordare che la Fondazione RIMED ha all'interno anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche e quindi in questo sistema entra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e non a caso il Presidente, Professor Massimo Inguscio, è oggi qui per suggellare un accordo importante per Catania e per tutta la Sicilia. Gli obiettivi statutari sono di avere un impatto e una ricaduta socio-economica in Sicilia attraverso formazione e progettualità di ricerca innovative con gli obiettivi di arrivare al paziente, quindi qui riusciremo a fare molto, in particolare nell'area di bioingegneria, riuscire a trasferire quelle che sono le ricerche verso il paziente è fondamentale, questo può avere anche ricadute socio-economiche attraverso l'attrazione di fondi e la creazione di piccole e medie imprese. La convenzione firmata oggi è un'opportunità significativa non soltanto per i ricercatori dell'Università di Catania, ma anche per le ricadute che questa collaborazione potrà avere sul territorio e sul sistema sanitario locale e nazionale. Per il CNR quello che avviene oggi ha un significato molto più importante di questo, perché il CNR significa ricerca e la ricerca serve per rilanciare, per produrre innovazione e ricchezza economica e quindi è nei piani strategici del CNR fare questo. Quindi il ruolo che ha avuto il CNR è semplicemente stato quello di creare anche, come dire, contatti, di essere inclusivo, di facilitare queste sinergie che riguardano in questo caso specifico quell'ultimo passo che la ricerca a volte fa con difficoltà, cioè che è quello di come
tradurre, come dire, le idee in brevetti e poi via via nel produrre come dire, dispositivi, oggetti industriali. Dopo la pubblicità termina qui la prima edizione di Ora TG, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale questa sera alle ore 19.45 con la seconda edizione del giorno. Grazie per essere stati con noi, ci lasciamo con il meteo. Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio in Sicilia. Cielo sereno ovunque, qualche velatura qui e là, ma di poco conto. I venti saranno deboli, i mari poco mosso, lo Ionio quasi calmi o calmi i restanti bacini. Le temperature stazionarie o in leggera risalita un po' ovunque. Farà più caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.